Ciao a tutti, in questo video vi spiegherò come creare un forum gratuito in italiano tramite la piattaforma Forumattivo. Forumattivo è una piattaforma internazionale in grado di permettere di creare forum in modo piuttosto personalizzato, assolutamente gratuitamente e anche con istruzioni in italiano. Quello che dobbiamo fare è scrivere su Google forumattivo.it, selezionare il risultato apposito al sito. Assicuratevi di essere andati su www.forumattivo.it e selezioniamo il pulsante Crea un forum. Fatto questo, selezioniamo la piattaforma che più preferiamo. Quello standard solitamente è appunto PHP BB3, ma se avete già avuto esperienze con altri e preferite continuare appunto con per esempio PHP BB2 eccetera eccetera, fate pure. Selezioniamo Continuare. Ah no, prima di continuare possiamo anche scegliere il tema, però in questo caso scegliamo quello standard. Una volta che abbiamo selezionato il pulsante continuare, continuiamo a diciamo indicare dettagli relativi al nostro forum. In questo caso io do come nome YouTube Poderak. Poi possiamo inserire una descrizione che deve essere limitata a 165 caratteri, in modo tale che Google poi abbia la possibilità di capire a grandi linee di che cosa parla, ovvero la tematica principale del vostro forum. In questo caso, forum dedicato al canale di Poderak. Questa descrizione appunto non deve essere superiore ai 165 caratteri. Vi consiglio di farla consistente e più dettagliata possibile, in poche parole, in modo tale che successivamente Google riesca a capire, o anche altri motori di ricerca riesca a capire di che cosa parla il vostro sito web. Una volta fatto ciò, selezioniamo, anzi, digitiamo un indirizzo del forum. L'indirizzo del forum, per chi non lo sa, è quello che ci permetterà di raggiungere questo forum inserendo semplicemente un URL nel nostro browser. Per esempio, Google, per andare su Google dobbiamo scrivere www.google.it. In questo caso però non è un dominio di secondo livello, ma bensì di terzo livello. Terzo livello significa che il dominio sarà in questo caso, per esempio, il mio forum.forumattivo.it. Nel nostro caso, anzi nel mio caso, sceglierò Poderak YouTube. Poi se volete potete selezionare altri tipi di domini, per esempio io posso scegliere italians.tv. Fatto ciò, inseriamo il nostro indirizzo email. Io vi consiglio di inserire quello reale e non inventato, perché dopo, in caso avete problemi di accesso dovuti, non so, alla perdita della password o altri tipi di necessità, è necessario avere sempre a portata di mano il proprio indirizzo email utilizzato alla fondazione del nostro forum. Poi selezioniamo, anzi scriviamo una parola d'ordine per accedere al nostro forum e anche al pannello di amministratore. E che vi consiglio anche quest'ultimo di ricordarvi, altrimenti dopo dovete procedere al recupero. In questo caso deve essere una password costituita da lettere e numeri, almeno 6 caratteri dovete inserire tra lettere e numeri. Selezioniamo convalidare. Adesso dimostriamo dopo di non essere un bot, ripetiamo la password che abbiamo inserito poco fa. Caso non ce la ricordiamo, scriviamo, selezioniamo mettere una nuova password, poi verifichiamo, facciamo verificare che non siamo dei bot, poi scoprire il mio forum. Naturalmente vi consiglio prima di leggere il regolamento. Fatto questo, ci arriverà via mail la convalida della creazione del nostro forum.
vi allegherò uno screenshot del contenuto. Questo è l'email che ci arriverà e quello che dobbiamo fare è selezionare il secondo link che nel video vedete oscurato. Una volta che abbiamo selezionato il link che ci è arrivato via email, quello che dobbiamo fare è inserire il nome utente e la parola d'ordine che abbiamo utilizzato nella registrazione del nostro forum. Una volta che abbiamo fatto il login, come vedete abbiamo accesso al nostro forum e abbiamo la possibilità di personalizzarlo tramite il pannello di amministratore. Nei prossimi tutorial vi spiegherò, diciamo, il funzionamento di questa piattaforma tramite la visualizzazione delle principali funzioni. E detto questo, spero che il tutorial vi sia piaciuto. Se avete dubbi o domande varie, potete scrivermelo nei commenti o se avete problemi tecnici relativi al vostro forum, vi consiglio di andare nel forum di supporto aiuto.forumattivo.com. Noi ci vediamo ai prossimi tutorial. Ciao ciao!